Billy, tu sei una donna ricca ora. E a pieno diritto. E sarai molto più ricca quando morirò. Ma cosa non mi interrompere. Per ragioni sbagliate sarai corteggiata da molti uomini. Ma quello giusto tu lo riconoscerai, senza sbagliare, dentro di te. Nel tuo cuore e nella tua mente. Io l'ho già conosciuto. Bene. Tu sai quello che vuoi. Ma finché non lo trovi, tu devi impegnarti con qualcosa che ti diverta, che sia giusta per te. Tranne l'amore per te, cos'altro vuoi che mi interessi? Beh, la moda, per esempio. Tu hai un certo gusto. Guarda che sono già stato visitato. Sì, è vero, lo so. Ma non da me. Donna, tu non hai scrupoli. Come te. Ecco qua, spremuta d'arancia. Bevila, ti farà bene. Oh, Spider, sei così buono. Abbracciami. Io sono la tua bambina e ho tanto bisogno di te. Sono la tua bambina. Valentin, tieni, bevili intanto. Val. Tornatene a letto, Elliot. Ma non sta bene. Sì, ho visto che le stavi praticando la respirazione bocca a bocca. Ma guarda che ti stai sbagliando, tra me e quella ragazza non c'è niente. Ma vorresti che ci fosse. Perché mi stai dicendo questo? Che te ne importa? Io mi sto accorgendo che in questo mondo sembra che tutti abbiano una vita sessuale tranne me. E questa è una situazione alla quale io debbo rimediare. E non intendo cucinare per la tua bambina. Alan, hai detto che una di queste sere io avrei detto di sì. Beh, questa è la sera. E dico di sì. Proprio a tutto. Mi dispiace, Valentin. Veramente. Non devi preoccuparti, Alan. Va tutto bene. No, non va tutto bene. Ho aspettato tutta la mia vita. Potrò aspettare ancora un po'. Perdonami, tesoro. Perdonami. Perdonami. Voglio postare tutto il numero di settembre su questo volto. Dobbiamo lavorarci intensamente fino al giorno in cui si va in macchina. Ma la ragazza è sfinita. Per me questo materiale è già sufficiente. Non è il caso che tu ti agiti così tanto, Elliot. Se non vuoi fare questo lavoro, troverò qualcun altro che lo faccia. Vorresti scaricarmi, eh? Io e mia moglie siamo divorziati da 5 anni. Ti trovi bene qui? Oh sì, molto bene. Sono contento che l'altra notte non sia finita fra noi, Valentin. Perché doveva finire?
Guarda, la donna che ha baciato l'uomo anziano mi sembra di averla già vista. È Billy Eichhorn, col marito Ellis. Forse li avrò visti in fotografia su giornali o riviste. Ne dubito. Ellis Eichhorn paga un'agenzia di pubbliche relazioni per tenere lontano dalla pubblicità i loro nomi e le loro facce. Davvero? Ellis! Ellis! Fortunatamente è stato colpito il lobo sinistro del cervello, proprio dove è localizzato il centro della parola. Ma almeno potremo comunicare. Sta recuperando l'uso della mano destra. Mi piacerebbe portarlo in California, Jonathan. Abbiamo una casa al mare lì. L'umidità non gli farebbe molto bene. Comprerò una casa a Bel Air o a Beverly Hills. E potremo andare nella casa al mare quando Ellis comincerà a stare meglio. Tu credi che comincerà a stare meglio, vero? Avrà bisogno di un medico personale e di un infermiere. Me ne occupo io. È solo questione di tempo. Mi dispiace, Billy. Andremo ad abitare in una villa a Bel Air. L'ha trovata Mary Ann. E quando starai meglio potremo trascorrere i nostri weekend nella villa al mare. Cosa c'è, caro? Vuoi scrivere? Hank, ha per caso una penna? Gliela porto subito. Grazie. Thank you.